quei piccoletti ne hanno combinato. Non c'è mai un attimo di pace qui. Midora è nel magazzino. Secondo te che altro costruiranno? Cosa posso fare per te? Su, forza! È quasi regalato, lo sai? Non troverai un prezzo migliore. Torna presto, oppure no. Tanto non fa alcuna differenza. Che ti serve? Che vuoi? Modestia a parte, davvero niente male. Poi mi ringrazierai. Così basterà. Ciao. Non c'è problema. Ed ha finito di allestire il suo laboratorio, pare. Trovare il fiume è stato facile. Ora tocca alle erbe. Questa è l'unica pianta nei paraggi dai fiori blu. Speriamo che sia lei. Dovrebbe bastare a rifornire l'infermeria. Speriamo serva a tranquillizzare Rodriguez. Si dice che il flusso...
Cole, è bello vederti tutto intero. Più o meno. Sid, se posso chiedere, cosa ci fai qui? Doris mi manda a cercarvi. Non ha avuto più notizie dall'attacco. Era preoccupata per voi. Ho inviato un messo alla dama a Piana Nord. Ieri sarebbero dovute giungere nostre notizie al rifugio. Beh, ormai sono qui. E pare che abbiate liberato i portatori. Soltanto alcuni. Gli altri si sono chiusi nel carro dello schiavista piuttosto che fuggire alla giusta occasione. Voglio aiutarli, Sid. Ma siamo a malapena in grado di proteggere quelli che abbiamo salvato. Hai preso la decisione giusta. Allora, dov'è il carro? I goblin saranno ancora lì. Tu hai già di che occuparti. Bada ai feriti. Penserò io al resto. Ah, d'accordo. Ti basta seguire la strada a sud. Non ci vorrà molto per raggiungere il carro. Ti prego, sbrigati. Se gli uomini bestia prenderanno i portatori, li sbranderanno vivi. Non lo permetterò. Grazie. E Sid, è bello vederti. Mi ringrazierai dopo. Cercano di entrare nel carro. Chi sei? Un amico. Ci sono altri superstiti. Perché non siete fuggiti con gli altri? Se i goblin avessero sfondato la porta, non avreste avuto scampo. Perché scappare? Una morte orribile non è peggio di un'altra. Forse. Ma siamo qui per darvi un'altra possibilità. Libertà, sicurezza. La vita che vi è stata negata. Venite con noi. Vi proteggeremo. Sid, non me la sentivo di... Ah, non era troppo tardi allora, grazie al cielo. Quest'uomo ha rischiato la vita per voi. Per darvi una seconda occasione. Va bene. Fate di noi ciò che volete. Quel che faremo è portarvi in salvo. Dopo starà a voi. Le vostre vite ora vi appartengono. Puoi lasciare il resto a noi, Sid. Riporteremo tutti al rifugio. Grazie. Dirò a Doris di aspettarsi nuovi arrivi. Non c'è mai un attimo di pace qui. Quei piccoletti ne hanno combinata un'altra. Sid,
Bentornato. Poco dopo la tua partenza è arrivato uno Stolas dalla Dama. Se avessi aspettato un altro po', forse avrei potuto occuparmene per conto mio. O forse no. Continuo a fare le scelte sbagliate. Cole e gli altri sono sani e salvi. Hai preso proprio la decisione giusta. No, è tutta fortuna. Ero sulle tracce di quello schiavista da mesi e ho mandato Cole e te del tutto impreparati. Che razza di capo manda i suoi incontro al pericolo senza considerare i rischi? Dovevo invitare a una maggiore cautela. Dire a Cole di ripiegare al primo accenno di guai. Abbiamo fatto lo stesso giuramento, Doris. È bello vederti sano e salvo, Cole. Ti chiedo scusa. Con tutto il rispetto, noi spezza maledizioni non rischiamo la vita perché ce lo ordini. Lo facciamo perché crediamo nella nostra causa. Chi nutre dei dubbi non si unisce a noi. Lo garantisce l'agonia della rimozione del marchio. Sappiamo bene il coraggio che richiede. Cole, io non ho mai dubitato del tuo coraggio. Soltanto della mia capacità di farne buon uso. Grazie della tua fiducia. Non sono sicura di meritarla. A volte mi chiedo se preferirei rischiare la vita con gli altri piuttosto che chiedergli di farlo. Ma sono una spezza maledizioni. Anch'io ho giurato. Ho un ruolo da svolgere. Devo assicurarmi di essere la persona giusta. Lo sarai. Col tempo. Spero tu non abbia avuto troppi problemi a trovare l'elmonea. No, il solito. Oh, sì, è questa. E più di quanto mi aspettassi. Il paziente non dovrebbe sentire alcunché. A meno che io... Ci riuscirai. Taria si fida di te. E quindi mi fido anch'io. Per il rifugio sarebbe la fine, senza medici esperti come te. Grazie per le belle parole. Davvero. Però... Scusa. Sono comunque terrorizzato. Il marchio è ben più che semplice inchiostro. È una condanna a morte. Latte di coda di viverna che si cela appena sotto la pelle. Basta un'incisione sbagliata. Una svista. E il veleno si insinua nel sangue del paziente. E arriva la morte. Persino un buon esito è un'agonia. La ferita si rimargina con dolore. Sono diventato medico per aiutare, non per uccidere. Non voglio ammazzare nessuno. È dura per gli spezza maledizioni. E l'operazione è solo l'inizio. Lavorano nell'ombra. Rischiando la vita e sapendo che qualsiasi sforzo non porterà loro gloria né lodi. Eppure i volontari non mancano mai. Quale pensi che sia il motivo? Determinazione? Sono disposti a morire? Sono disposti a combattere. A dare la vita per creare un mondo in cui la gente come noi possa essere più che un oggetto. Il tuo lavoro non è facile. Ma neanche stare sotto i ferri lo è. Devi essere di sostegno per i tuoi pazienti. Sii forte per loro. Parli come Taria. Sai cosa mi ha detto una volta? È naturale per un paziente provare solitudine nella sofferenza. Ed è dovere di un medico far sì che non accada. Grazie per avermelo ricordato. Non vacillerò. Non più.
posso aiutarti oggi, Clive? Sono parecchio occupata. Tuttavia... le parole sono immortali. Sei qui per la tua giusta ricompensa? Tuo. Buona fortuna, Sid. Come procede la caccia a Kupka? Gli stiamo girando intorno. Abbiamo svariati avvistamenti di strani soldati in luoghi inaspettati, ma ancora niente di definitivo. Se solo fossimo sicuri della strada che ha preso da Rosalith. Bene. Avanti così. Sei l'unica che può risolvere questo enigma. Attenderò tutto il tempo necessario. Come? Qui? Perché? È forse un problema? Sai, Clive... credo che tu non abbia la pietà che contraddistingueva tuo padre. I tuoi sudditi vivrebbero sicuramente nella paura. Su questo non hai niente da temere. Non rivendicherò il trono. È un vero sollievo. Ehi, Clive, hai un minuto? Abbiamo... un ospite. Un ospite? Vieni per il disturbo. È un piacere, col senno di poi. Zio Byron. Clive, ragazzo mio! Apri una botte e accendi i forni, è arrivato il tuo zio preferito! A quanto pare il governo dalmechiano vuole la pace. Come gli rispondiamo? Se sono disposti ad ammettere le loro colpe, non vedo motivo di rifiutare. Tuttavia, siamo costretti a chiedere considerevoli riparazioni. Le scorte di Sponde Gemelle sono tutt'altro che illimitate. Già, e abbiamo più bocche da sfamare. Faremo in modo che i Dalmec svuotino le loro tesorerie per noi. Naturalmente non sarebbe mai stato possibile senza il vostro intervento, principe Olivier. Invero dubito che noi saremmo riusciti a trovare il coraggio di trattare con il possente titano, né di riuscire a convincerlo con l'arguzia. L'impero vi è assai debitore. Che la benedizione dei cristalli sia con voi, vostra altezza. Che la benedizione dei cristalli sia con voi. Molto bene. Ora, per quanto riguarda l'esatto momento in cui i Dalmec ritireranno le loro truppe... Il fuoco di Dion li eliminerebbe in pochi istanti.
Gli uomini del pugno resteranno fino alla stipula del trattato di pace. Quindi teniamo aperte le negoziazioni, diamogli il tempo di radunare tutto l'oro e i gioielli possibili. E quando ci daranno quello che chiediamo, che valore avrà un pezzo di carta? Vostra radiosità, se il principe Dion si schierasse, è probabile che il nemico invierebbe il proprio dominante. È naturale che Sua Altezza prevarrebbe, ma ci sarebbero gravi perdite da entrambe. Non dovete temere, Hugo Kupka. È impegnato sul fronte occidentale. Se anche i Dalmec lo chiamassero, non arriverebbe in tempo. Devo dire che mi piacerebbe davvero tanto vedere uno scontro tra Bahamut e Titano. Ma non avverrà. E cosa dite dei vostri sudditi, radiosità? Se gli scontri raggiungessero la città, sarebbero gli abitanti a pagare. Ci saranno delle perdite, è vero. Ma per ogni cittadino caduto ne nascerà un altro. Per ogni casa bruciata, un'altra risorgerà. L'impero andrà avanti. Dion? Sì, sire. Pronto alla battaglia. Ma sire. Non intendo ripetermi di nuovo. Fa ritorno al campo e attendi gli ordini. Se così desiderate, radiosità, partirò immediatamente. Che Grigor ti perdoni. Cosa profetizzano gli astrologi? Le stelle concordano, vostra radiosità. Sul principe Dion grava l'ombra del tradimento. Quindi le storie di Annabella erano vere. Mi deludi, Dion. Ma che diavolo ci fa qui, zio Byron? C'è solo un modo per scoprirlo. Quei piccoletti non c'è mai un attimo di pace qui. Mio carissimo nipote, quanto mi sei mancato. Come hai trovato questo posto, zio? Grazie all'interessamento del giovane Sir Wade. Sai, è davvero un uomo di grande valore. E lo sei anche tu, ha saputo. I guardiani e i prigionieri liberati narrano di quanto siano state eroiche le tue gesta a Rosalith.
Per questo sono venuto, per apprendere tutta la verità sulla questione, per separare i fatti dalla finzione, per così dire. Collaboravi con i guardiani della fiamma per evacuare gli abitanti verso Porto Isolde? In realtà sì, è così. In tal caso ho delle domande. Andiamo, seguimi, zio. Volentieri. Ah, ehi tu! Ci sono 2000 talenti d'oro in quei bauli. Assicurati che vengano versati a mio nipote, d'accordo? 2000? E purtroppo temo che questo sia tutto quel che so. Una flotta che va a sud oltre Porto Isolde. Davvero molto interessante. Mi dispiace tanto di non sapervi dire qualcosa in più. Neanche sapevo che fosse stato mio nipote a infliggere il colpo decisivo. Che ne pensi, Vivian? Quel che io penso è che con queste novità sulla flotta dalmechiana e i recenti rapporti sui movimenti dei realisti, finalmente abbiamo tra le mani l'ultimo pezzo del puzzle. Venite, vi faccio vedere. Sappiamo che le forze di Kupka sono entrate a Rosaria attraverso la costa indifesa. Possiamo dire lo stesso dei tuoi ospiti di Walud? Di certo la sua flotta reale è nota per la sua efficacia nel portare i cavalieri da un campo di battaglia all'altro. E con Line Harrier, il galeone nero, può vantare una nave altrettanto veloce e temuta tanto quanto la leggendaria cavalleria dell'Impero. Un'ammiraglia adatta a una terra divisa, la cui presenza navale è cruciale per le sue ambizioni oltre Cineria. Quindi sì, possiamo supporre con sicurezza che i realisti siano entrati a Rosaria dal mare. Pertanto, se tu volessi garantire la sopravvivenza di Titano, dove lo porteresti? Probabilmente a Zanna di Drago, dove c'è abbastanza etere per invocare la magia in grado di curarne le ferite. Ma non richiederebbe un arduo viaggio intorno al Capo Sud? Ipotizziamo che i realisti siano sbarcati con l'idea di rapire Kupka da sotto il vostro stesso naso. Che sia davvero questo il loro piano? Caricarlo su una delle navi con bandiera repubblicana avvistate di fronte alle coste di Porto Isolde? Passare settimane in mare, venendo sballottati dalle onde in continuazione, mettendo inutilmente a rischio la sua vita? No. Vorrebbe dire la morte di Titano, e le fedeli creature di Kupka lo impedirebbero. Quindi qual era il piano dei nostri amici waludiani? Dai rapporti non si sono diretti verso la costa, ma verso il deserto. Tagliando attraverso il Velcroi, viaggiando leggeri riporterebbero Titano nel suo letto giorni prima rispetto all'arrivo in porto di un galeone. In pratica sono stati i realisti, non i repubblicani, ad assicurare il rientro in sicurezza di Hugo Kupka. Potrei quasi scommetterci la tua testa. Allora sono stati i waludiani a portare via quel miserabile. Adesso che ci penso, in effetti c'era qualcosa di strano in quelle navi che ho visto. Gli uomini sembravano sconsolati, erano quasi in lutto. Come se credessero, o fossero stati indotti a credere, che il loro signore fosse morto. Avete una mente davvero acuta, Lord Rosfield. E tu hai la tua risposta. Per trovare Kupka dovrai seguire la pista dei realisti attraverso il Velcroi. Potrà essere anche una pista vecchia, ma come si dice nella Repubblica, tutte le strade portano a Zanna di Drago. Permettimi di accompagnarti per un pezzo di strada. Guarda caso, avevo in programma di viaggiare nel Canver per affari subito dopo questa visita. La Zanna sarebbe solo una piccola deviazione. Lieto della compagnia. Permetti che mi prepari. Vado a dire cosa abbiamo scoperto e dove stiamo andando. D'accordo, ma fai in fretta, ragazzo. Il tempo non aspetta. Thank you.
Hamid ha finito di allestire il suo laboratorio, pare. 8. Kupka e Azzanna di Drago. Partirò prima del tramonto. Non vorrai andare da solo, vero? Tranquillo. Non sto andando lì per distruggere il cristallo madre. Voglio solo la testa di Kupka. Non correrò alcun rischio. Promesso. Intorno alla Zanna le terre sono feudo personale di Kupka. Se dovessi avere problemi, allora chiedi di Rusena Dalimil, chiamata anche la lepre del deserto. Chi sarebbe? Una vecchia conoscenza di Sid. Sua e soltanto sua. So solo il suo nome e che si incontravano nella locanda di Dalimil. Non abbiamo notizie dalla morte di Sid. Ma chissà, forse il nuovo Sid potrebbe portarla di nuovo nelle nostre file. Grazie. Lo terrò a mente. Allora, tuo zio che cosa farà? Voglio dire, è il benvenuto, certo, ma... Non devi preoccuparti. Lui verrà con me. Oh, grazie al fondatore. Gav, Otto, lascio il comando a voi qui. Puoi contare su di noi. Bene, zio. Sono pronto a partire. Andiamo? Ma certo! Partiamo per un'incredibile avventura! Non percorrevo questa via da tempo, da quando ero giovane. C'è un vecchio emporio non molto lontano da qui. Si trova sulla strada per Zanna di Drago. Ed emporio sia, allora. La nostra meta è oltre quella duna, al di là delle rovine. Guardale bene, Clive. È molto facile perdere l'orientamento tra le sabbie. Molti anni fa, quando eri solo un bambino, abbiamo cavalcato qui insieme. Stavo accompagnando tuo padre in una spedizione a Zanna di Drago. Mi ha fatto venire con te. Ah, non mi stupisce che non ti ricordi. Joshua stava per venire al mondo. Eri così ansioso di esserci all'arrivo di tuo fratello che al ritorno hai sferzato il tuo ciocobo troppo forte e sei caduto dalla sella. Non dimenticherò mai Elwin che cercava di consolarti mentre piangevi come un disperato. Credi che fossero. Quindi. Ah, eccola lì, la vecchia locanda di Dalimil. Sai, tutto questo caldo mi ha fatto venire un po' sete. Una bevuta prima di proseguire?
Lì, guarda. Cavalcature di Cineria. Non c'è alcun dubbio. Si trovano parecchio lontane da Stonir. Forse i nostri amici waludiani si stanno riposando nella locanda. Vogliamo unirci a loro? Tu va a farti una corsa, Torgal. I cani non sono ammessi. Buongiorno a voi. Mangiate? Scusa il mio compagno. Parla solo con la bocca piena. Che cosa consigli? Se volete qualcosa di leggero, abbiamo un'ottima zuppa di chocobo con lenticchie e miele. Due scodelle, allora. E birra. Arrivano. Ehi, ragazza! Sto arrivando! Tuo compagno? Preferivi il mio scudiero? Vostra Grazia, è evidente che non siete nelle condizioni di poter viaggiare. Se vi lasciaste portare da qualcuno che si occupasse del vostro male... No, dobbiamo proseguire. Il principe Dion è tornato al campo e presto partirà per il fronte. Devo parlargli, costi quel che costi. Potrebbero non esserci altre occasioni. Capisci che è importante? Sì, capisco. Ma prendete almeno la vostra medicina. Vi porto dell'acqua. State di guardia, dicono. Ma io vedo soltanto sabbia. So che hanno riportato il nostro ospite alla zanna senza problemi. Presto potremmo andarcene. Perché il Lord Comandante ci abbia trascinati qui per salvare la pelle a quello stupido, non lo capisco. Dominante o no, è un dannato idiota. Stanno parlando di Cucca. Beviamo questa birra. Ci attende un bel viaggio. Ehi, voi! Zio. Scusa.
Siete in grado di camminare? Che succede? Temo che di sotto ci siano problemi. Voi due siete dei viandanti. Io e i miei compagni non siamo di qui. Ci potreste accompagnare per un pezzo? Farci da guida. Mi spiace, ma ci attendono degli affari a Camber. Oh, sono certo che potreste dedicarci qualche ora. Amico. Purtroppo non abbiamo tempo da perdere. Amico! Sta indietro, zio. Volentieri. Oh. È il fuorilegge! Per il disturbo. Un consiglio, signorina. La zuppa sarebbe meglio con un po' più di sale. È il momento. State bene? Sì, sto bene. Clive! Ora che c'è? No, niente. Andiamo.
dove sei? Beh, se prima non sapevamo dove trovare Cucca, ora lo sappiamo. Come dicevano quei realisti, è il loro ospite alla zanna. Proseguiamo prima che arrivino altri loro amici.